La parola dieta deriva dal greco e significa stile di vita. Il modello alimentare, da sempre sostenuto nella letteratura scientifica, è rappresentato dalla dieta mediterranea, in quanto questa garantisce un'alimentazione adeguata ed equilibrata, tale da cercare di curare e più che altro prevenire alcuni tipi di patologie, come per esempio l'insorgenza del diabete, l'obesità, la sindrome metabolica e anche il cancro. Ecco, vorrei io soffermarmi oggi soprattutto su quest'ultimo punto, dunque sulla importanza nel seguire un tipo di dieta del genere per andare proprio a ridurre il rischio del cancro. Dunque, innanzitutto c'è da dire su quali principi si basa la dieta mediterranea, come ci dobbiamo comportare a tavola. Sicuramente è fondamentale cercare di aumentare il consumo di frutta e di verdura, in quanto queste sono ricche di fibra, vitamine, sali minerali e folati che svolgono un'importante funzione antiossidante. E tra questi nominiamo sicuramente i pomodori per il contenuto di licopene che svolge appunto una funzione antiossidante e la famiglia delle crucifere e mi riferisco ai cavoli, ai broccoli, ai cavolini di Bruxelles per la presenza degli isoflavoni che svolgono un'importante funzione antitumorale. È importante ridurre il consumo dei cereali raffinati in quanto questi aumentano l'indice glicemico, che a sua volta aumenta l'insulina, che comporta l'aumento dell'IGF-1, che è il fattore di proliferazione delle cellule tumorali. Per cui è importante ridurre i cereali raffinati e preferire di pari passo il consumo dei cereali di tipo integrale, come per esempio il riso integrale, il grano saraceno, il farro, l'orzo nella loro forma decorticata, meglio se abbinati alle verdure e ai legumi, che rappresentano un'importante fonte di proteine vegetali. È ancora sicuramente importante aumentare il consumo di pesce, soprattutto quello azzurro ricco in omega 3 e di frutta secca, e di scegliere soprattutto i grassi di origine vegetale, come per esempio l'olio extravergine di oliva, e di diminuire i grassi di origine animale, come per esempio il burro, lo strutto e la panna. È inoltre importante ridurre gli zuccheri in generale, in quanto questi comunque aumentano l'indice glicemico, quindi come ho detto prima, questo determina un aumento di insulina che va sicuramente a determinare un peggioramento proprio nella crescita delle cellule. È fondamentale aumentare il consumo di spezie e di conseguenza cercare di evitare di esagerare con il sale in cucina. È ormai famosissima la funzione antitumorale della curcuma e dello zenzero. E come ultima cosa, ma sicuramente non meno importante, è sicuramente bere almeno 2 litri di acqua al giorno, è fondamentale.